Bentornati sul canale, sono Fani e come vedete non sono nella mia cantina, ma sono ospite di Wooden Beard. Lui sicuramente lo conoscerete se lo seguite su Instagram. Ciao ragazzi. Faremo un progetto insieme, ma questo progetto qui non sarà solo tra noi due, ma ci sarà anche un altro ospite. Questo ospite si chiama Gianluca, lo facciamo entrare. Ciao Gianluca, benvenuto. Ciao, ciao ragazzi. E insieme creiamo i Makers. Questa è una collaborazione che è nata per questo progetto, quindi speriamo che ci siano comunque altre cose in futuro, ma adesso veniamo al dunque. Come avrete visto dalla copertina, andremo a creare un tavolo in legno e resina, precisamente in ulivo e resina. Ulivo qui che adesso andiamo a spacchettare e resina gentilmente fornita da Resin Pro, che ringraziamo, che mi ha fornito, o comunque ci ha fornito, tutto quello che serve per realizzare un tavolo in resina. Quindi, un bel po' di roba. Quindi adesso non perdiamo altro tempo, andiamo a spacchettare l'ulivo, vediamo, e poi partiamo subito con la lavorazione. Facciamo piano. Sì, vabbè, dai, io. Tu. Oh! Via. Ordinato. Bello. Bellissimo, questa è la prima volta che lo vediamo. Bello, bello, mi piace molto. Sì. Allora. Bene, per questo progetto, essendo una lavorazione del massello, mi sono rifatto a persone più competenti di me, quindi adesso io lascio la parola a loro, vi spiegano bene cosa andremo a fare e la particolarità di questo legno e poi procediamo. Quindi io adesso lascio la parola a Stefano in particolare, ma anche al suo valletto. Allora, questo è un ulivo di 8 cm, stagionato dagli 11 ai 12 anni. È stato acquistato da Legno Selvaggio su Instagram da Paolo, perché è una persona gentilissima e ci spiega tutto quello che c'è da sapere. Quando si compra una tavola bisogna avere un po' di immaginazione, perché quando si va a prenderla, specialmente quando è stagionata all'esterno, la tavola, grazie alla letta, si presenta così. Quindi uno non riesce a immaginare, come dice Fani, è pronta per il camino, e invece no. Perché comunque con una piallatina e un po' d'olio, questo è quello che si ha come risultato. Quindi bisogna andare un po' oltre rispetto a come si vede il legno inizialmente. E infatti in questo caso io non ero molto convinto, Paolo gentilmente me l'ha piallato ed è uscito sto capolavoro ed è stata acquistata. Comunque, scusami Stefano, questa diciamo che è una piallatura iniziale, quindi va ancora definita, va ancora... Certo, certo, sistemata. Quando praticamente finiremo il trattamento con la resina, quindi sarà asciugata, andrà piallata, poi andrà levigata e portata a grana, una grana altissima, quindi avrà al tatto una finitura maggiore di questa, perché è proprio una piallata grezza questa, quindi sarà tutta un'altra cosa. Questa bellissima tavola verrà tagliata longitudinalmente, pulita e piallata e posta all'interno della cassaforma che abbiamo già preparato. Okay. Esattamente. Dopodiché andremo a fare la colata di resina, lì viene la chicca, lì viene il bello. Dato che abbiamo deciso di dare comunque un tono di colore a questo tavolo, gentilmente Resin Pro, oltre alla fornitura di resina, mi ha fornito anche dei pigmenti colorati. In questo caso noi daremo un colore tendente al blu, quindi qui abbiamo dei pigmenti. Partiamo subito a tagliare la tavola e alla pulizia. Tavola tagliata longitudinalmente, quello che vi volevamo far capire è come verrà posizionata grosso modo nella cassaforma. Questi pezzi verranno poi tagliati per essere poi messi in misura all'interno.
Ok, come avete visto dalle immagini precedenti, il legno, dopo essere stato tagliato, è stato trattato, quindi abbiamo eliminato la corteccia, hanno eliminato la corteccia, è stato pulito da tutte le impurità, dai pezzi che si potrebbero staccare, giusto? Sì, levigato. E poi abbiamo dato due mani di primer, che è impregnante e possidico solvente, in modo tale da far sì che il legno si isoli dalla resina e il contatto con la resina eviti di creare quelle bolle che poi danno fastidio. Ok, adesso arriva la parte più interessante, quindi noi andremo a posizionare i pezzi nella loro posizione finale e poi prepareremo la resina. La resina formata da due componenti, componente A e componente B, che andremo ad unire in modo che reagiscono e gli daremo il colore, quindi inserendo il colorante gli daremo l'effetto desiderato. Adesso direi che... Dice sì, la magia del River Table. Oh. Questa sarà la forma finita. Già così è bellissimo. Già così è bellissimo, veramente bello. E poi sarà un bello, bello massiccio, quindi anche secondo me di qualità, perché è un legno che secondo me difficilmente così spesso vada a modificarsi col tempo, quindi secondo me verrà una bella bomba. Direi che l'unico limite che abbiamo adesso è la fantasia, perché qua c'è proprio da spaziare con la resina in modo assurdo, quindi noi abbiamo già le idee chiare di cosa rosa ottenere. Shocking proprio. Ah no, no. Ok, mettiamo da parte il tavolo e vi faccio vedere la creazione della resina colorata. Ok, okay, al lavoro. Andiamo alla base. Adesso andremo a miscelare i due componenti, quindi Resin Bro sulle sue specifiche indica che il componente A va messo in percentuale 100 a 67 rispetto al componente B. Quindi cosa vuol dire? 100 grammi di componente A, 67 grammi di componente B. 1 kg di componente A, 670 grammi di componente B. Quindi noi adesso andremo a miscelarle qua dentro con l'ausilio di una bilancia per fare un lavoro preciso, perché è importantissima la precisione. Allora, adesso stiamo andando a creare il colore desiderato con questo dato da Resin Pro e quindi aggiungeremo una goccia alla volta, perché una volta che si supera la tonalità di colore che si vuole non si torna più indietro, quindi andiamo poco alla volta per ottenere il colore che vogliamo e che sarà un blu, un azzurrino trasparente per far vedere le venature e le sfumature dell'ulivo. Allora, adesso con l'ausilio di una pistola termica andremo a soffiare sopra la resina in modo tale da eliminare tutte le bolle in eccesso, soprattutto perché così scaldando la resina si ammorbidisce e permette alle bolle di venire a galla e quindi andarsene.
Bene ragazzuoli, siamo tornati nel mio lab. Come potete vedere abbiamo tirato fuori il tavolo dalla sua cassaforma e siamo pronti per spianare la tavola. Per spianare la tavola useremo la mia fresatrice CMT, di cui vi lascio il link qua sopra se volete vedere l'unboxing. Questa è un'operazione molto delicata e per questa operazione andremo a utilizzare una fresa con la F maiuscola, con la F di Fraser. Sto parlando della Tornado. Questa qui è la fresa, diciamo, la punta di diamante della Fraser, si chiama Boss Tornado perché ha le placchette rivestite in diamante, quindi questa fresa con diametro 65 mm ci aiuterà a fare delle passate omogenee sia sull'ulivo, che è un legno durissimo, che sulla resina. Io questa qua ce l'ho, diametro 30, e non potete capire quanto è grossa dal vivo, cioè è una roba sì, spaventosa. Io non ho mai visto una fresa così grossa. No, fa paura. Quindi se vi interessa questa la trovate sul sito di Fraser, trovate tutto in descrizione comunque. Adesso con la slitta di Wooden Beard e le modifiche che gli abbiamo apportato insieme, così almeno lui potrà in un futuro piallare cose molto più grandi, direi che siamo pronti a Okay. A piallare. Questa praticamente direi che scorre perfettamente. Già stata oliata, lubrificata, devo ammettere che sarà utilissima. È proprio quello che volevo fare. Bene. Quindi direi che siamo pronti a piallare. Adesso faremo una passata di prova e poi partiamo. Piccola precisazione. Prima di iniziare a piallare, una volta preparata la slitta e posizionato il piano da piallare, dato che non sarà mai in piano, sarà sempre un minimo imbarcato, dovete prima vedere da che parte è imbarcato. Perché se il piano ce l'avete imbarcato così, non so se si vede un piano accentuato così, praticamente non potete andare giù a piallarlo in questa posizione qua, perché il piano si muoverà sempre. Quindi dovete andarlo a posizionare in questa parte qua, così i due laterali che sono imbarcati fanno già da piano di stazionamento. E poi andrete a piallare pian piano dalla parte più alta alla parte più bassa. Quando una volta è posizionato dovete vedere se per caso ballonzola sui quattro lati. Qui in questo caso ballava di poco e come spessori per tenerlo tutto in piano gli ho messo sotto due o tre ranelle. Quindi fortunatamente questo era già molto preciso. Però in quel caso si posiziona sempre in questa maniera qua e poi dopo una volta che si andrà a spianare la parte sopra, che è in bolla la parte sopra, si andrà a girare e quindi si avrà più o meno una roba del genere. Basta. La cosa principale per iniziare è cercare la parte più alta. Quindi in teoria io guardando con una squadretta la parte più alta è, se non mi ricordo male, questa qua. Quindi il riferimento della fresa come primo punto di contatto sarà questo. E poi da qui scenderemo, facciamo la prima passata di un millimetro alla volta per vedere come si comporterà questa fresa della CMT. Ok, si può cominciare. Dopo aver dato una mano ai ragazzi alla ciurma a fare i lavori, quelli basilari, adesso andiamo a squadrare il nostro bellissimo river table. Allora, adesso, come abbiamo detto, useremo la sega da fondamento, la TS55 di Festool col suo binario e andremo a rifilare al millimetro tutta il river table che abbiamo appena fatto. Abbiamo utilizzato anche una squadra, giusto per essere perpendicolari. Facciamo parlare le macchine. Thank you.
come avete visto il tavolino è finito al completo, adesso facciamo scorrere un po' di immagini, ma come possiamo vedere è venuto veramente fantastico, una cosa veramente bellissima. Quindi adesso facciamo un recap di tutto quello che abbiamo fatto e basta. Prego. Ok, allora siamo partiti da una bellissima tavola di ulivo stagionata 7 anni, l'abbiamo piallata, l'abbiamo portata a uno spessore più o meno di 5 cm, poi abbiamo fatto una bellissima colata divisa in due per arrivare allo spessore desiderato, poi di nuovo un'altra piallata per portarla a finitura, abbiamo levigato con tutte le grane fino alla 4000 e poi dopo per dargli un tocco in più abbiamo fatto una colata di rifinitura trasparente sopra per inglobare tutto il legno, tutte le piccole imperfezioni che c'erano dentro in un unico pezzo. Le gambe sono state fatte, create insieme, mettendo insieme due pezzi da triangolare attaccati per le punte e il risultato è a parer mio uno spettacolo. Sì, devo dire che il tocco di classe sono veramente le gambe, sono veramente proprio belle, sono venute veramente bene, è stato fatto un bel lavoro. Sì, complimenti. Sono soddisfatto di come sono venute. Sì. È stato un lavoro molto impegnativo, molto lungo, che ci ha portato via un sacco di tempo, però ne è valsa la pena, assolutamente. Non so se sei d'accordo, Giallo? Sì, sì, d'accordissimo. Da considerare una cosa fondamentale, che quando si lavora in singolo, formare una squadra è molto difficile, però probabilmente l'unione di intenti, il voler fare un lavoro fatto bene dall'inizio alla fine ci ha portato a raggiungere dei compromessi e a trovare veramente un'estetica del tavolino che è senz'altro meravigliosa. Mi aggiungo anch'io ai complimenti per le gambe che sono state veramente ben fatte, poi tutto il resto vabbè, parla da solo. Sì, è stata una bella esperienza, ci siamo divertiti, abbiamo riso tantissimo, ci sono i video degli highlights se volete andare a vedere sul suo canale, su questo canale, e il risultato è questo. Sicuramente, come lo sapete anche voi, dalla fotocamera, dal telefono, non si vede, non rende, però è veramente, veramente bello, e comunque è bello massiccio, perché si parla di un 35 kg in tutto, quindi è un tavolo che ha una sua pesantezza. Basta? Sì, penso che se volete anche usarlo per fare l'amore con i vostri compagni, sopra potete anche usarlo. Quindi sicuramente no, ero concentrato. Ha detto, okay. Beh, allora una cosa che è stata importante soprattutto è il taglio longitudinale. Comunque sia, a parte gli scherzi, vogliamo assolutamente ringraziare Resin Pro, sponsor ufficiale di questo video, di questo progetto, che ci ha fornito la resina, perché senza di loro questo lavoro non sarebbe stato possibile, quindi grazie ancora a Resin Pro. Io qui sotto in descrizione vi lascio il link al loro sito internet insieme a un coupon sconto che potete utilizzare su tutto il catalogo di Resin Pro. Quindi ancora una volta grazie a Resin Pro, qua sotto in descrizione trovate tutte le info utili. Inoltre in descrizione trovate anche la fresa Tornado che mi avete visto utilizzare per spianare il tavolo, assolutamente consigliatissima. Anche quella qui sotto in descrizione trovate il sito di Fraser, con il link diretto alla fresa e un coupon sconto personale che potete usare sul primo acquisto, quindi anche quello è a disposizione se volete usarlo. Trovate un catalogo veramente vasto sul sito di Fraser, io mi sono trovato benissimo, prezzi veramente eccezionali in rapporto alla qualità del prodotto, perché frese così io non ne ho mai viste. Quindi io le uso da tanti anni apposta per i tavoli e devo dire che è una garanzia. Qui sotto in descrizione vi lascio anche i link ai nostri profili Instagram se volete andare a seguirci, così rimanete aggiornati su quello che facciamo. I nostri followers hanno seguito tutto il corso dell'evoluzione, del lavoro, anche in retroscena. La gravidanza. il retro degli highlights. Quindi se volete seguirci lì trovate il link in descrizione. E iscrivetevi al canale di Tele di Fani perché comunque è gratis, non vi costa niente. E lui fa piacere e fa crescere. Più esatto. Iscritti avrà e più potremo prendere queste cose. Mettete mi piace, commentate il video. Iscrivetevi al canale che per voi non costa niente, ma per me è veramente un aiuto per andare a introdurre contenuti come questo. Anzi, vi anticipo che ci saranno altri progetti. C'è già in cantiere un altro progetto, quindi iscrivetevi al canale. Non mi resta che salutarvi, non mi resta che ringraziare i miei colleghi. È stato un piacere e i makers vi danno appuntamento al prossimo video. Viva il legno!
Allora, bisogna anche un po' spiegare com'è nata l'idea di questo tavolo. L'idea è venuta un po' a me e a Fani diverso tempo fa. Io ero l'unico che era contrario. Avevamo pensato a fare questo progetto legno resina con le gambe in ferro. Allora ci siamo, puoi venire a fare un attimino, ci siamo interpellati, ci siamo confrontati e ci serviva un esperto in resina. Allora... Però, non l'abbiamo trovato. Gli altri erano tutti occupati. Non lo trovavamo, aspetta. Stefano, non ne conosci uno bravo?